due scritti di Giuseppe Ungaretti, quasi speculari nella loro lucida profondità. Uno, scritto durante la guerra, quando il poeta si strappava dall'anima le parole. L'altro, scritto di getto dopo una visita al San Michele nel 1966, a 50 anni di distanza. Il Carso è il protagonista, simbolo e sacello di quel sentire profondamente umano che la guerra, nonostante i suoi orrori, non ha cancellato. Giuseppe Ungaretti, 1915. Il Carso è la società. È una società umana, una società tragica, una società di guerra, ma è una società umana. L'incontro con gli altri uomini, per me, avviene sul Carso. Avviene nel momento del sentimento di umiltà, di disperazione, di onore e di necessità di aiuto, di comunanza nella sofferenza. Il senso della comunanza nella sofferenza, come fratelli. Li ho sempre sentiti come fratelli, gli uomini, fin da bambino, ma questo è così per natura. Ma vi dico, sul Carso diventa veramente il tema, diventa ossessione, diventa la verità. Giuseppe Ungaretti, 1966. Ho ripercorso ieri qualche luogo del Carso, quella pietraia, a quei tempi resa dalle spalmature bavose di fango, colore di sangue già spento, infida, a chi tra l'incrocio fitto delle pallottole l'attraversava smarrito nella notte. Oggi il rigoglio dei fogliami la riveste, incredibile. Oggi il Carso appare quasi ridente. Pensavo, ecco, il Carso non è più un inferno, è il verde della speranza. Ecco, pensavo, inviata la speranza a raccolta di chi si propone di diffondere poesia, cioè fede e amore. Ho sbagliato tante volte. Chi oserebbe contarle quante sono? Sono difatti un uomo. Posso vantarmi di essere stato sempre un uomo, anche sbagliando. Sono un uomo, sono in ogni momento che passa fallibile. Patisco, come ogni altra persona umana, da bagli. Ma qui sul Carso, quando mi cavavo dall'anima le parole, le mie povere parole, non sbagliavo. Ero solo, in mezzo ad altri uomini soli. Di null'altro eravamo possessori noi, poveri uomini, se non della propria solitudine, ciascuno. Il luogo era un luogo nudato, un luogo di spavento, ma non era spaventata la nostra anima, era sola, offesa che il nostro corpo fosse in mezzo a tanta impazienza della morte, tanto e solo presente alla propria fragilità. Veglia di Giuseppe Ungaretti. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, avvolta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Thank you.
queste case non è rimasto che qualche brandello d'indo. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.